abbiamo, facciamo diciamo circa 50 minuti di dibattito e poi dopo ci dedichiamo a votare il premio per lo studente più meritevole. Allora facciamo così che come al solito fare domande andando lì in modo che possiate essere ripresi. Cerchiamo di fare delle domande, fare la domanda per volta e cercare di ricevere risposta, non come tanto dibattito di fare tutte le domande e poi dopo ricevere le risposte, perché così è più semplice per loro rispondere e così sono diretti uno di loro. Cerchiamo di fare rotazione, però, cioè fare una domanda a ogni relatore più o meno, non farne 5 a un gruppo, 5 all'altro, cerchiamo di fare un principio di rotazione. Quindi c'è qualcuno che vuole iniziare? Sì, per essere ripreso, credo. Tutto resterà traccia indelebile delle vostre domande. È l'unica arma di difesa che abbiamo contro voi. Prego. Sì, no, ma ci mancherebbe. Sì, io, al professor Cerucci. Visto che comunque si è parlato della differenza tra gli aspetti quantitativi e gli aspetti qualitativi, cioè, lo scatto fondamentale poi per l'applicazione è quella, volevo capire, cioè, nel senso, visto che comunque io pensando così allo spazio, al tempo, all'applicazione dello spazio e del tempo, comunque mi viene subito in mente comunque che è un'approssimazione anche in questo caso, cioè quando noi misuriamo un tempo e uno spazio. Quindi cioè, in qualche modo mi sembra che sia problematico, diciamo, se vogliamo usare la parola problematico in senso molto ampio. E quindi volevo capire, cioè è problematico il fatto che comunque in qualche modo se c'è un'approssimazione mi viene forse spontaneo pensare che c'è anche in qualche modo un salto, uno scarto rispetto a qualcosa, cioè qualcosa d'altro, non so. E quindi cioè, questa differenza tra gli aspetti qualitativi e quantitativi, cioè, su cosa si fonda? Se si fonda sulla natura, cioè se la natura ci ha progettato in questo modo, quindi come qualcosa d'altro, e perché? Cioè, se c'è... Vabbè. Allora, noi conosciamo il mondo tramite le nostre capacità cognitive. Le nostre capacità cognitive sono percettive oppure capacità di elaborare concetti. No? E quello che conosciamo dipende da questo. No? Ora, la nostra capacità percettiva e capacità di formare concetti è limitata. No? Per forza, no? Per esempio, la percettiva non percepiamo l'infravioletto, non percepiamo l'infrarosso e cose del genere. Naturalmente possiamo potenziare le nostre capacità con degli strumenti, però chi ci dice che questa capacità è potenziata infinitamente, insomma, no? Che possiamo conoscere qualsiasi cosa? Nessuno ce lo si dice, no? Quindi ci sono limiti intrinseci al fatto che noi siamo esseri biologici, che siamo stati programmati, progettati dalla evoluzione in un certo modo, per sopravvivere in un certo mondo, e per sopravvivere abbiamo certe capacità che sono adatte a quel mondo, no? Non mica detto che abbiamo capacità di conoscere qualsiasi cosa. E quindi c'è uno scarto tra quello che conosciamo e quello che è, no? Nel senso che possiamo conoscere quello che i nostri mezzi ci permettono di conoscere, no? Altrimenti dobbiamo supporre che noi siamo Dio, no? Che è capace di immedesimarsi con l'oggetto e di conoscere la. E quindi questo è il problema, insomma, no? E allora, appunto, il problema Kant, la distinzione tra la cosa in sé e il fenomeno. Noi conosciamo un fenomeno, ma non la cosa in sé. E questo è il suo lato. Kant ha detto molto chiaramente che non c'è nessuna differenza tra, non c'è un mondo delle cose in sé e un mondo dei fenomeni, sono lo stesso mondo, no? Soltanto lo stesso mondo può essere visto dal soggetto a seconda delle sue capacità. E le capacità del soggetto si limitano a certi altri aspetti del mondo, dei fenomenici, no? Ma non ci dicono tutto del mondo. E questa è l'idea di Kant, se ci vede, no? Di dire che la conoscenza umana è limitata alle capacità del percepiente, percettive oppure concettuali, no? E siccome sono limitate, nessuno ci dice che noi conosciamo la cosa in sé, conosciamo certe cose. Quindi lo scarto è tra fenomeno e cosa in sé, questo è lo scarto, quindi pensava lei, no? Sì, e anche cioè, in particolare, tra, però forse probabilmente entra in questo la differenza tra quelli che sono gli aspetti non conoscibili, per niente, ad esempio nell'economia, quella che può essere la decisione di un individuo, che non sappiamo, e magari gli aspetti tipo lo spazio e il tempo che sono non conoscibili a livello di cose in sé, però comunque conoscibili relativamente, parzialmente. Sì, ma quello dell'individuo invece sono conoscibili, siccome entra nella sua testa lo conosce, no? Il problema delle cose in sé è che
i nostri mezzi, quali che siano, sono limitati. No? Invece quelli dell'altro sono conoscere la testa come funziona in qualche modo. Se io leggo la nostra testa, non è un problema. Quindi sono due aspetti diversi della coscienza. E sono molto diversi. Perché l'uno, quello di cui parla Kant, è il fatto che gli uomini sono essenzialmente limitati. No? E quindi possono conoscere soltanto ciò che le loro capacità permettono di conoscere, cioè che non ha. E questo è tutto. Ok, va bene, grazie. Un'altra domanda? Marcella. Prego, prego. Allora, abbiamo parlato, lei ha fatto delle differenze molto nette tra la matematica artificiale e la matematica naturale. Cioè la matematica artificiale risponde ad un numero limitato di problemi che di solito si rifanno a problematiche di carattere di argomento della fisica, diciamo anche, ma non risponde per esempio a problemi di carattere sociale. Le pongo quindi un quesito che è venuto un po' fuori dal dibattito e che noi insomma avevamo fatto ed era si concentrava sul fatto che l'uomo sostanzialmente deve anche rispondere per esempio a problematiche di carattere come dire, etico nella vita ovviamente, no? Quindi laddove la matematica artificiale ha delle profonde lacune, per esempio problematiche. La matematica, per esempio, naturale potrebbe intervenire, cioè l'uomo potrebbe essere matematicamente predisposto ad affrontare anche tipi di carattere etico, e mi ricollego un po' forse a una visione diciamo elementare di questo problema quando lei parla nel suo libro Perché ancora la filosofia delle procariote, che è naturalmente predisposto ad un ambiente a lui favorevole. E si allontana appunto dall'ambiente sfavorevole. Cioè, la matematica naturale può in qualche modo seguire l'evoluzione, seguendo l'evoluzione biologica dell'uomo, rispondere anche a quesiti più complessi? O dobbiamo, per esempio, spiegarci, come dice lei, una matematica, non so, di carattere istico, quella che propone lei, una risposta soltanto alla matematica artificiale? Allora, veramente, alcuni scienziati di sostengono che tutte le capacità innate aritmetiche, geometriche, fisiche, ci sono anche alcune conoscenze innate etiche. Questo è molto controverso. Cioè, su questo c'è una serie di letterature, di articoli, però non c'è il consenso, mentre sugli altri c'è abbastanza consenso. Su questo è molto più problematico. Che la matematica naturale si possa espandere oltre i limiti? No, perché la matematica naturale è il prodotto di milioni di anni di evoluzione, no? L'evoluzione è estremamente lenta, quindi non c'è da sperare che possa evolversi in questa direzione. Insomma, l'evoluzione è lentissima, no? Quindi questo no, assolutamente. Però io non ho detto che la matematica artificiale non può trattare fenomeni complessi, biologici, sociali, eccetera. Li può trattare soltanto che finora non è stata sviluppata. Semplicemente perché la matematica è stata sviluppata è stata fatta con la fisica, no? E siccome è stata sviluppata in funzione di quello, non ho detto che in linea di principio non si possa, ho detto di fatto finora la matematica che c'è è stata creata in gran parte per l'uso della fisica, insomma, solo questo, no? E ho detto anzi che appunto che la scienza della vita, la psicologia, eccetera, pongono l'esigenza di sviluppare nuova matematica ancora del tempo, ovviamente, per fatto, non so, insomma, non c'è un limite di principio, è un dato di fatto che la matematica esistente serve per certe cose. Dire che non possa essere sviluppato. Se è deciso che ha avuto di azione, cioè, un fatto contingente che esista questa matematica, no? Cioè contingente, è stato fatto l'ingegneria dell'Ottocento, insomma, la matematica è stata sviluppata soprattutto in funzione degli sviluppi tecnologici dell'Ottocento, poi, fondamentalmente, no? E lì c'è stato un grande sviluppo dell'analisi, eccetera, in funzione della società industriale, nasceva la società industriale, c'era bisogno di costruire un sacco di cose e hanno sviluppato la matematica per fare quello. Però non è detto che poi non si possa sviluppare la matematica più, certamente si potrà, questo è il tempo. È sperabile almeno. Sì, è sperabile. Invece un'altra domanda che rivolgo agli editori è diciamo più che altro un punto di vista, e qui entro in un ambito che non è specificamente mio, perché aspetta. Allora,
applicazione per esempio del modello matematico o fisico all'economia. La mia domanda viene in particolar modo da una formula che il professore ha posto e se mi viene riferimento a cosa io una lacuna, però per cui era possibile, parlavamo di determinismo e probabilità appunto, è possibile diciamo siano insomma mentre io fa forma delle costanti, infatti non mi ricordo uno sull'ASA, questa costante comunque rimane più o meno la stessa e quindi si possono fare delle previsioni, penso, capito? Quella costante uno sulla lambda sì. Dice la scala di tempo entro la quale è un fenomeno, non è che, di un fenomeno, cioè, non, è che, okay. Non è che è la stessa da un fenomeno all'altro. Ah, perfetto. Diciamo, c'è, non so, dicevo, nel problema delle previsioni del tempo, no? Quell'uno sul lambda è 4 giorni, 5 giorni. Nel problema nel sistema solare quell'uno sul lambda è 100 milioni di anni. Ma diciamo che. No, volevo dire quello, quel numero lì è intrinseco al sistema, è definito. Per definirlo bene bisogna lavorare un pochetto. È intrinseco al sistema, nel senso che non dipende dal quanto uno è bravo. Cioè, okay. È quel numero lì, insomma, poi magari è difficile determinarlo, però è una quantità intrinseca. Parità di bravura, un bravo astronomo ha la vita più facile di un bravo meteorologo, no, perché si occupano diciamo, di sistemi. Sono dei miei collegamenti di pensiero. Esistono comunque anche delle costanti che vengono utilizzate all'interno dell'economia, che si basano poi su modelli matematici, su modelli fisici, e che diciamo in particolar modo nell'economia, che poi è l'argomento che abbiamo trattato noi, pretendono comunque di dare delle previsioni che possono essere breve termine o comunque a lungo termine, in base alle quali si possono prendere poi delle decisioni di carattere economico. Volevo sapere appunto qual era il vostro punto di vista, proprio perché è un argomento che forse si rifà di più a quello che noi abbiamo trattato. Il mio collegamento ovviamente non c'è. C'è un problema generale, è quello dell'uso di modelli. Allora diciamo, uno può usare la parola modello in termini molto generali, quindi uno può usare pure la parola modello per le leggi di Newton o per le equazioni di Schrödinger, c'è chi lo usa. Ovviamente però uno può anche chiamarlo modello, come vuol dire che l'equazione di la meccanica analitica è un modello e la meccanica quantistica è un modello, l'idrodinamica è un modello. Però sono modelli un po' diversi rispetto alle equazioni, appunto, ai modelli che si usano in economia o anche in biologia, ma quei modelli non nascono dai principi. Cioè, mentre se uno dice io per studiare l'idrodinamica uso queste equazioni, nessuno si mette a discutere. Cioè, sì, è ovvio che sono queste equazioni. Se lei prende un testo di economia e uno dice uso questo modello, l'altro subito uno si alza e dice no, questo non va bene perché non si tiene conto di questo aspetto. Stessa cosa in biologia, che è un aspetto diciamo pure meno, cioè in economia poi si scatenano diciamo, le opinioni personali, quello che uno vuole della società, eccetera, eccetera. Chiaro che se uno è un keynesiano o un monetarista è evidente che partono da modelli diversi e qualunque modello usa un keynesiano, quello di Chicago dice no, va bene, sì, e viceversa. Però diciamo, una volta diciamo, questo è un punto grosso, no? Un punto grosso dicevo, su cui c'è poco da dire. All'interno di questo, quindi anche una volta preso per buone diciamo, l'ambito, non so come chiamarlo, della scuola in cui ci si pone, e poi il modello viene costruito con argomenti di plausibilità, di argomenti di tipo fenomenologico, quindi in genere ci sono dei parametri che uno deve un po' aggiustare. Allora lì viene fuori un problema di cosa significa usare un modello di questo tipo, perché che tipo di previsioni uno può farci. Allora, ad esempio, può succedere che il modello ha un comportamento, non so, tipo robusto, cioè uno modifica un po' i parametri e non succede niente di grave. E allora uno è relativamente contento. Oppure può succedere che il modello è un po' critico, variando un po' i parametri, il comportamento è molto diverso. Allora, a quel punto si pone il problema se questi risultati sono dovuti al modello che è artificiale o veramente ci hanno qualcosa dietro. Allora diciamo, noi fisici per nostra fortuna veniamo in un ambito in cui questi problemi non dico che non ci sono, ma sono decisamente relativamente meno gravi, ma in tutti gli ambienti in cui
i modelli non vengono da principi, vengono costruiti con delle forti implicazioni delle proprie convinzioni personali, tipo filosofico, ideologico, insomma. Beh, allora lì la cosa si fa dura, insomma. Pensate, vedete, gli economisti quando discutono, uno dice che il rigore è una cosa grandiosa, l'altro dice è disastroso, no? Diciamo, dove porta, insomma, però, insomma, anche la percentuale, però, insomma, grosso modo, sono dire due fette abbastanza consistenti, insomma, non è il 98, non è il 98 e il 2%, non tra il 63 e il 43. Quindi i modelli in ambito, diciamo, non vengono dai principi, pongono dei problemi ulteriori, cioè sul significato del modello e sul come interpretare. Anche il fine volevo dire del modello, cioè sì, che questo modello non sia magari appannato di, insomma, che ha degli interessi ultimi. No, vabbè, ma diciamo, lasciando stare, diciamo, l'aspetto brutale di... Facciamo stare l'economia, perché l'economia ci sono i soldi, quindi dire. Diciamo, no. Si commissiona il risultato. Cosa? Sì. Cosa? Si commissiona il risultato. Si, commissiona, si, diciamo, si può anche, influenzare. Poi diciamo, l'economia, sapete, il caso Reinhardt Romanoffro, sapete questa storia che ho sentito? No? Ascoltiamo. Questi due illustri economisti di Chicago, Reinhardt e Romanoffro. Non così, e questi due signori, importantissimi, diciamo, hanno influenzato la politica, le loro idee sono state alla base della politica di rigore, cioè che il rigore fa bene all'economia. Allora, è stato un ragazzotto della vostra che per fare una tesina ha rifatto i conti, l'articolo loro famoso, e questo qui ha rifatto i conti e non gli tornavano. E quindi si è messo lì, guarda e riguarda, ha scoperto che hanno fatto un errore nel manipolare un foglio Excel. Avevano sbagliato i conti. E quindi c'è gente che l'hanno mandato in pensione 5 anni dopo, perché questi due tizi non hanno utilizzato bene il foglio Excel. Poi loro hanno scritto un articolo dicendo che anche facendo i conti bene poi i risultati erano uguali. Però insomma. Allora, diciamo, quindi sì, allora lì c'è un problema, però non dico concettuale filosofico, ma dico pratico. Di fondo, cioè nel senso, i nostri governanti prendono le decisioni su suggerimenti di esperti, che a volte tanto esperti non so, perché un ragazzetto gli ha rifatto le bucce e ha fatto vedere che il re è nudo. E questi signori comunque sono dei contessi professori all'Università di Chicago, che vabbè, sono strapagati, sono consulenti dei vari fondi di investimento, di quello e quell'altro, e molte delle decisioni vengono prese per questi fogli Excel. Perché questi hanno, nel foglio Excel non hanno riportato quattro colonne. Cercate di vedere, fai un offer che appaga 2000 pagine. Proprio ieri mi sono guardato un articolo del New Yorker, che prendevano in giro. Insomma, li hanno fatti neri ovviamente questi. Loro hanno ribattuto dicendo che sì, vabbè, poi facendo le cose bene, le cose non cambiano. Però è chiaro che questo modello, fra virgolette, che loro hanno sotto mano, è un modello che ha delle forti connotazioni, chiamiamolo ideologico, non lo so, insomma, di principio. No? Quindi è evidente che loro, a loro Keynes non è simpatico. Cioè, non so, no, quindi... No, direi su questo non aggiungo altro. Appunto, forse è l'unica cosa per chi non si occupa di scienza, dico indipendentemente dal problema specifico dell'economia, ci sono dei modelli, ci sono dei diversi livelli per affrontare una data realtà fisica. Quindi il fisico sa che esistono modelli molto fenomenologici nei quali una serie di parametri sono frutto dell'esperienza empirica. Io non conosco, posso arrivare a una formulazione dell'equazione delle onde nelle quali il mio unico parametro è la velocità dell'onda, fine. E quello è un livello. Come faccio a sapere la velocità del suono? La misuro. Posso fare degli esperimenti. Posso dare una formulazione un po' più, diciamo, microscopica, un po' più dettagliata, in base alla quale riesco a esprimere questo parametro fenomenologico, la velocità del suono, attraverso dei parametri della corda, per esempio la sua densità e la tensione agli estremi. Posso fare una cosa ancora più microscopica e quindi scoprire che se descrivo la mia corda come fatta degli atomi di cui è fatta in interazione tra loro, posso scoprire che le sue proprietà elastiche sono in ultima analisi dovute al modo in cui gli atomi stanno insieme all'interno della corda. E quindi posso dare di uno stesso fenomeno delle descrizioni via via più dettagliate. Quindi, in qualche modo, queste costanti che compaiono nei modelli economici,
dobbiamo immaginare che siano delle costanti a un livello, il primo che ho citato, molto, sono a un qualche livello, ma molto alto, perché non abbiamo una conoscenza ancora così dettagliata, chiamiamola microscopica, né sappiamo se è possibile averla, dei fatti economici. Avrei tre domande per il professor Montiani. Allora, la prima riguarda i trattati, c'è molto misticismo riguardo a questo e so che sia rappresentano gli attrattori di un sistema caotico, sia c'entrano qualcosa con i broccoli, quindi volevo capire questa relazione in che modo è. È una domanda molto scema, lo so. La seconda riguarda invece l'antinomia che ha descritto tra l'idea che vi possono essere fenomeni intrinsecamente deterministici oppure possono essere intrinsecamente probabilistici, aleatori, cioè. Volevo sapere la fisica oppure la sua opinione da che parte pende riguardo a questo discorso. Allora, riguardo i broccoli. C'è anche terzo se vuoi. Nel suo libro, Determinismo e caos, a un certo punto attacca Pareto. Volevo sapere di più su questo, visto. Si ricorda, no? Verso la fine c'è un piccolo punto in cui. Però va bene. Il tentativo di. Va bene. 5 anni fa, però. Sì. Non mi ricordo che attacco Pareto. Se vuole ce l'ho dietro. Avrei scritto qualcosa. Tanto le altre due domande. Allora, diciamo, sui frattali, sì, no, i frattali diciamo, sono una cosa che da una parte è stata di gran moda negli anni 80, cioè. Quindi i frattali hanno due aspetti. Un aspetto così mass media, no? Se sei popolare, magliette. E va bene, sono belli. E sono stati diciamo, decisamente pompati da Mandelbrot, che diciamo, se ne è attribuito diciamo, tutto il meglio, mentre invece diciamo, sono nati, hanno una storia abbastanza lunga che nasce grosso modo tra fine 800 e inizio 900, e hanno dei padri oltre Mandelbrot, hanno dei padri sia tra i matematici che tra i fisici, tra i matematici Weierstrass, grande Weierstrass, che con i suoi problemi di analisi armonica creava dei mostri, degli oggetti, serie divergenti, eccetera, che sono i termini moderni dei trattati. Tra i fisici c'è stato Perrin, uno studio in modo bramiano negli anni 20, e soprattutto un signore molto poco noto, faccio pubblicità di questo signore che mi è molto simpatico, che si chiamava Richardson. Questo Richardson è quello che praticamente ha avuto l'idea di fare previsione del tempo come si fa adesso, cioè integrando le equazioni della fluidodinamica. Solo che lui l'idea ce l'ha avuta quando i computer non c'erano. E questo personaggio, non credo che nessuno ha scritto un libro, cioè sono i libri tecnici proprio, su di lui, perché aveva una vita, lui era un quacquero, quindi era un dottore di coscienza per il visto. Durante la prima guerra mondiale, lui in quanto quacquero aveva avuto dei problemi perché lavorava al servizio meteorologico che era del Ministero dell'Aeronautica, però lui è andato in guerra disarmato, guidava le autoambulanze sul fronte francese. E mentre guidava l'ambulanza ha scritto questo libro, che poi è diventato la Bibbia delle questioni meteorologiche, sul Weather Forecast in Pan American Metro. Vabbè, a parte questo, diciamo, la famosa idea quanto è lunga la costa della Bretagna, non l'ha detta Mandelbrot, l'ha detta. Allora, diciamo, i frattali hanno due aspetti, l'aspetto diciamo modaiolo è un conto, poi l'aspetto matematico, vuole che dico come io discuto ai miei studenti i frattali in corso di sistemi dinamici? Allora, i frattali, il problema dei frattali è il problema delle misure singolari, il problema della teoria della misura su oggetti singolari. Questa, diciamo, in cui i termini tecnici sono le cose che hanno un esponente lieve che cambia da punto a punto. Allora, non l'ho detto per fare terrorismo psicologico, però diciamo per dire che diciamo, esiste un studio sistematico, serio, delle cose, dei frattali, che però è teoria della misura. Teoria della misura non vuol dire misurare le cose. Diciamo, teoria della misura, sì, no, qualche senso sì, diciamo, è la generalizzazione dell'idea di una cosa quanto è lunga. Diciamo, è la generalizzazione dell'idea di una cosa quanto è lunga su oggetti complicati, quindi se vuoi poi diciamo poi i frattali
diciamo, misurare gli insiemi, per esempio, dare una misura a un insieme. Intervengono in modo naturale in molti problemi, cioè, tipo gli attrattori per l'accelerare, ma anche i problemi fisici, tipo la turbolenza, non mi ricordo la prima. L'altra cosa, tra l'antinomia, tra probabilismo e... Dunque lì l'antinomia è quelli, è il problema, quello che ci dà la luce, cioè se le leggi sono essere intese come esistenti o nella nostra mente, e questo è un problema vecchio, un po' vecchio, per filosofia, dai tempi di Platone, che si discute. Quindi se uno è un platonico può pensare che le leggi esistono, se uno è un platonico sai che le leggi non esistono, che siamo noi che ce le costruiamo. Personalmente penso che le leggi ce le costruiamo, però diciamo, non mi azzardo a entrare in queste discussioni. Quindi poi, diciamo, tutti i fenomeni aleatori. Poi diciamo, in fisica diciamo, uno sa che la meccanica di Newton è una cosa bellissima, però è precisa fino a un certo punto, e in un certo senso è più precisa la meccanica quantistica. E la meccanica quantistica uno sa, che sia un processo probabilistico, no? Però uno potrebbe dire vabbè, poi posso andare sotto la meccanica quantistica, posso andare alle teorie di campi, poi la teoria dei campi posso andare alle stringhe, alle brame, eccetera. Allora su questo, ad esempio, lei può trovare quasi ogni opinione su qualunque persona. Ad esempio, tanto per citare un personaggio fuori discussione, Gerhard Hoft, premio Nobel olandese, premio Nobel, lui c'è nel suo sito, c'è un articolo che non ha mai pubblicato, nonostante i suoi problemi non lo pubblicano, in cui dice che ha detto che lui pensa che il mondo sia deterministico, lui premio Nobel per la teoria dei campi, pensa che il mondo sia deterministico e con una struttura discreta. Una cosa lo dice lui, quello che pensa che era top, poi questo che pensa, diciamo, dove appare nei suoi lavori, da nessuna parte. Da nessuna parte non appare mai questo, no? Quindi i fisici, se lei ci parla, hanno potuto un po', possono anche stare quasi tutti. Cioè, ognuno c'ha anche l'idea di aspettare un po', parlando molto particolari. Allora, diciamo, se uno in termini personali un po' più pragmatici, io penso che il problema è che se il mondo sia probabilistico o deterministico non ha molto senso. Questo lo so perché ci ho studiato, nel senso che. Ecco, termini tecnici, diciamo, per capire se il mondo si determina, uno dovrebbe studiare quella che si chiama la epsilon entropia e vedere come varia questa entropia a variare di epsilon, poi deve vedere se a epsilon che va a zero diverge o converge. E questo un matematico dice, se a zero converge o diverge, è diverso. Allora un fisico dice, ma che vuol dire a zero converge o diverge? Ma se converge a 10 alla 22, io non lo vedo mai. No? Quindi dal punto di vista pratico, uno, l'epsilon va a zero, è solo di Dio i feni. No, diciamo, i comuni mortali hanno un epsilon e oltre non vanno. Ora, se sotto quell'epsilon una cosa va in un modo o un'altra, matematicamente è un problema ben definito, da un punto di vista pratico non significa niente. Quindi diciamo, la famosa storia, se diciamo, la famosa domanda di Einstein, se Dio gioca a dadi, è diciamo, forse la domanda se Dio gioca a dadi da un punto di vista di discussione di principio generale può essere una domanda ben posta. Da un punto di vista pragmatico, diciamo, attaccabile sperimentalmente, numericamente, anche facendo finta di essere abbastanza bravi, escludendo la perfezione completa, preciso a piacere ma non infinito, la domanda non ha senso. La domanda non ha senso e la risposta non c'è. Questo si può far vedere in dei esempi, cioè io posso costruire, nel 2005 era l'anno di Einstein, una delle cose di Einstein è il modo browniano, lui in modo browniano può divertire a costruire un modello probabilistico e un modello deterministico che fino a un certo epsilon danno lo stesso risultato, però uno sa che sono, diciamo, ontologicamente diversi, però osservativamente uguali fino a un certo punto, poi da un certo punto in poi diventano diversi. Uno può divertirsi a farlo in modo tale che il punto dove diventano diversi non ci si arriva. E quindi io vedo questo, cosa concludo? Su Pareto non mi ricordo che parla male di Pareto, anche perché lo conosco poco, quindi non mi ricordo. Ah, ok, no. Ma è sicuro? Faccio un po' vedere così. Allora, okay. No, però ho scritto 20 anni fa. Dopo 20 anni tutto è prescrizione. Sì. Mi sembra di aver detto, non parlo di economia perché non ne so abbastanza. Sì, no.
scrivo di questo. Tutto ciò che hai scritto potrebbe essere usato. Però ho scritto 20 anni fa. Ah, ecco. Leggo. Analogicamente, il tentativo di trasportare metodi e concetti utilizzati con successo in una disciplina in un contesto molto diverso da quello di origine sembra quasi sempre destinato al fallimento. Un esempio in campo economico è la teoria dell'equilibrio economico generale sviluppato da Cournot, Wadlas e Pareto, in cui, in analogia con la meccanica, si cerca di spiegare il funzionamento dell'economia di mercato come effetto di tanti agenti economici mossi dall'intento di massimizzare la soddisfazione individuale. Questo tentativo per imitazione portò a esiti molto modesti e finì con una sostanziale insuccesso. Perché gli sembra sia un successo? La teoria dello stato dell'equilibrio. Mi sembra una critica, lo dico non so. Sembra il suo buone compagnia. Questo ribadisco quello che ho detto, penso che sono in ottima compagnia, cioè l'equilibrio economico, lei vede un equilibrio economico, guardi i prezzi nei giornali e tutto è meno un equilibrio. L'equilibrio economico non esiste. Cioè, no, diciamo, l'idea di quei signori lì, adesso mi ricordo, era l'idea di tipo della stabilità, tipo statica, uno mette un peso qua, un peso là e si è fatto una certa altezza. Questa è l'idea. E questa è l'idea della formazione dei prezzi, ma come viene insegnata in certi corsi di economia. Allora, io non credo che questo, cioè ci si fanno un esame su questo, ma che poi serva a qualcosa, penso di, ribadisco tutto quello che ho scritto, ma penso di essere in ottima compagnia. Non lei ha detto se vai a parlare male di Pareto? No. Grazie. Sto parlando a Carlo. Io. Domanda torna a fare. Ora è arrivato il momento. Mi devo riprendere. No. Non si è stato a avere il tuo parere su si riesce a intravedere, perché sembra un po' una domanda, ti chiedo Fernando V, quindi mi sembra una domanda un po' difficile, però visto sono il reso conto che tu già hai della costruzione dell'ipotesi matematica, no? Dell'adattazione matematica dei fenomeni, non soltanto fisici, no? Cioè quali sono le caratteristiche che uno dovrebbe avere un processo di costruzione di ipotesi poi anche formalizzabili in campo socio-economico, cioè secondo me qual è il punto di partenza, come si può fare a sviluppare tra virgolette una matematica con tutti i limiti che possiamo attribuire, no? Della cosa, quello mi sembra poi l'altro passo, no? Che per cercare di ricorso. Sì, però quando è nata la fisica moderna, mi ha individuato il campo, io sono questo che studiare, no? Il campo del costruire tutto con inversione, così non sai che non ci sono altri. Se tu fai il limite, il fenomeno, puoi trovare una teoria, ma se non si limita niente, non è possibile trovare una teoria. Cioè, quali fenomeni economici vuoi spiegare? Non tutti, perché così ovviamente funziona. Cioè, quindi, secondo te, anche la scelta, cioè la scelta quindi dei parametri, delle variabili è essenziale, quello è essenziale, certo. È quello che ha fatto per lei, no? Ha scelto solo questi, non tutti. In economia si fa questi, si fa il problema, c'è un problema, diciamo, ulteriore, che è il fatto che in qualche modo noi possiamo pensare di avere sistemi fisici isolabili con tutte le opzioni che abbiamo, sapere, utilizzando i termini di isolamento, no? E invece questo appare molto più difficile in ambito economico. Appunto, quindi la scelta di queste variabili è seriamente cruciale. Lo so, infatti lì cosa hanno fatto? Hanno preso modelli fisici, li hanno trasferiti su. L'hanno appiccicati. Sì, però non funziona. No. Quindi il problema è trovare altri modelli. Cioè, quindi cioè, mi rifaccio, no, anche alle discussioni che abbiamo avuto. Non per forza tutto qui, insomma, questa idea che tu poi hai del fatto che un momento decisivo nella storia matematica è veramente la costruzione del calcolo, l'analisi, non vediamo un altro, cioè la prima semplicissimale, che secondo te nasce da questa idea del,
al basso. Quindi si parte da, diciamo, innanzitutto da un discorso. Un fenomeno osservabile. Sì, è da un discorso però, non dal tentativo di formalizzare subito. No, no, che invece è. E forse questa secondo me è l'unica via per cercare poi di avere teorie davvero un po' più efficaci in economia, se innanzitutto bisogna cercare di avere delle descrizioni dei fenomeni senza per forza importare. Sì, ma prima devi selezionare i fenomeni però, non tutti, devi scegliere quale lo studiare. Se no è impossibile trovare ipotesi generali, tutti quelli sono, no? Devi dire prima quali sono le cose. No, temo che altrimenti non si può, perché anche in fisica è stato fatto un disegno, è stato limitato il campo. Sì, certo. Questo è quanto ce ne sarà. Ma ti rendi conto che la psicologia dell'individuo è, cioè, è impossibile, ma così non viene da nessuna parte. Deve limitare molto il campo di fenomeni. Perché se metti, fai entrare tutto dentro, la psicologia dell'individuo, le emozioni, eccetera, c'è una teoria del tutto, insomma, del tutto, non nel senso della fisica, veramente. Di molto di più. Molto di più. È tutto fisico e del tutto totale. Sì, ma tutto, proprio tutto. Così non lo dice. Uno rischierebbe, no? Generalizzando, uno poi chiaramente è una battuta, però nel momento in cui uno vuole affrontare sistemi, diciamo, sociali, quindi fenomeni sociali, uno può cominciare a dire che un fenomeno sociale è un fenomeno di un gruppo, di individui, poi ci sono i gruppi, di gruppi, le società, eccetera. Uno potrebbe di questo passo arrivare a dire che posso fare una teoria della storia come fenomeno. Certo. E allora, in qualche modo, è un po' buffo perché la storia è un fenomeno in qualche modo irripetibile. C'è la storia dell'essere umano su questo pianeta, è una storia che dura da qualche decina di migliaia di anni, ha avuto un inizio ignoto nella preistoria, poi da un certo momento abbiamo delle testimonianze scritte, ma non è che posso pensare che faccio una teoria che rifacendo l'esperimento su un altro pianeta da un'altra parte nasce Giulio Cesare, che si è segnalato con 44 coltellate. No? Sarebbe una ripetibilità. Esatto. Allora in qualche modo, no, uno deve circoscrivere, deve dire che cosa vuole descrivere. No? Non voglio descrivere qualunque cosa accada se Giulio Cesare quel giorno, se invece di uscire, si fosse andato a prendere un caffè con gli amici. Non lo so. No, infatti. Cioè, sono d'accordo, come no, grazie. Cioè, questo tipo di problemi che, cioè, non è solo nel, cioè, anche nella fisica, cioè, c'è una frase, cioè, Feynman, che è un grande provocatore, cioè, nelle sue lezioni, certo dice, noi fisici facciamo così, prendiamo l'esempio più semplice di qualunque cosa e la chiamiamo fisica. Poi rimane fuori la cristallografia, la meteorologia, cioè, è quella. È quella che ho, noi facciamo. Allora, diciamo, no, questa è una battuta, però diciamo, fai una, diciamo, anche quando facevo le battute era profondo. Cioè, questo è, come diceva prima questo ciclo, cioè, la fisica ha avuto successo perché si è accontentata, diciamo, perché vanno selezionati dei problemi. Appena si va su problemi, non dico sociologici o economici, ma anche nell'ambito della fisica. Anche fisici complessi, poi. Allora, per esempio, il clima. Allora, il clima, perché il clima è complicato? Perché è complicato in termini tecnici? Perché esiste, perché è un problema a multiscala. Allora, che vuol dire? Vuol dire che ci sono fenomeni. Capire il clima vuol dire capire la turbolenza tridimensionale, scala un millimetro. Vuol dire capire i nodi convettivi, scale qualche chilometro, capire la turbolenza giustropica, scala, e avanti così, uno può fare un elenco di fenomeni che vanno dal millimetro a mille chilometri, con tempi dal secondo a 10.000 anni. Allora, se uno deve fare tutta questa cosa qua, deve avere per forza un modello, una cosa che ne tiene dentro tutti. Ma se ne tengo dentro tutti, questa cosa è enorme. Allora uno può dire, benissimo, ma a me non interessa cosa tempo fa dopodomani. Voglio sapere se ci sarà la glaciazione fra 100 anni. Quindi io le cose le posso provare a filtrare, posso provare a buttare via delle cose che non mi servono. No? Però il problema è che le cose che butto via, che non mi servono, chi mi dice che non influenzano quelle che mi servono? Ok, allora questa in fisica è un trucco che si fa, no? Si chiama gruppo di normalizzazione. Allora, il gruppo di normalizzazione funziona solo in certe situazioni, in genere non funziona, quindi non si sa, cioè non lo sappiamo. Quindi il problema è che magari funziona bene, cioè,
elimini i dettagli e quei dettagli sono irrilevanti, nel senso come che il gruppo dice sì. Allora, elimini e scopri che sono irrilevanti e vai da qualche parte. Allora, in una situazione diciamo ottimale, uno sarebbe, ci sono una cosa che serve e una cosa che non serve. La cosa che non serve è piccola e veloce, la cosa che serve è lenta e grossa. Questo lo sappiamo fare. Sì, okay? Ma è fortunato, c'è una netta separazione. C'è una separazione. C'è la forma Oppenheimer, che è un'approssimazione che permette di descrivere le molecole, perché gli elettroni sono molto più veloci e piccoli dei nuclei. Se vivessimo in un mondo dove non ci fosse questa grossa differenza, sarebbe molto più difficile fare la fisica. Cioè, alla fine noi siamo pure fortunati, cioè, perché i nuclei sono circa 2000 volte gli elettroni. Magari poi c'è un dettaglio, no, non è un dettaglio, se fossero stati 20 volte e sono sarebbero stati cavoli, cioè nel senso i conti nessuno l'avrebbe fatti, cioè Marco Caprara è bravo, cioè, Caprara fa il Oppenheimer, Caprara Bolo Oppenheimer con il rapporto di figura. No, cioè si è fatto, non è che diciamo, 137. Cioè, siamo fortunati perché in molte situazioni c'è questa separazione strana. E quindi questa situazione scala fa sì che alcune cose si rendono e si buttano via. Quindi i fisici, noi non descriviamo tutto, descriviamo un aspetto del mondo, un aspetto. E quasi sempre, quando riusciamo a farlo, è perché siamo fortunati che c'è una situazione appunto in cui ci sono dei numeri piccoli o grossi, insomma, secondo me. Perché il rapporto tra la massa del protone e la massa dell'elettrone è 1000, 2000. Beh, fosse stata 1000 sarebbe uguale, 5000 meglio ancora, 100 forse, 10, fosse stato 10, in un ipotetico mondo in cui è stato 10, chi lo sa, magari la fisica non sarebbe mai nata, perché bisogna avere altro che Galileo per farla, cioè bisogna avere un super genio, cioè questi geni che abbiamo avuto non sarebbero bastati. Quindi questa è una cosa... Sarebbe nata più tardi, sarebbe nata diversa. Qui diciamo... Anche nella fisica, che è la scienza diciamo, di riferimento, considerata la scienza esatta, non è esatto un bel niente, diciamo, è tutto fatto su dei modelli in cui alcune cose vengono buttate via o riassorbite con qualche barbatucco, e quando si riesce a fare è perché c'è questa struttura multiscala, c'è questa separazione dei fenomeni. Cioè noi, cioè, perché non ci siamo mai accorti che gli atomi esistono? Cioè, perché fino a 100 anni fa la gente criticava che gli atomi c'erano, cioè perché non si vedevano, no? Per vedere gli atomi bisogna fare il microscopio effetto campo, l'ha trovato solo 20 anni fa. Gli atomi non si vedono, no? Gli atomi non si vedono. In un certo senso è una fortuna, perché se gli atomi si vedessero non avremmo fatto l'idrodinamica. Che è una teoria appunto a un livello nel quale gli atomi stanno a un livello gli aerei sono stati fatti prima che si fosse dimostrata l'esistenza degli atomi, cioè se voi prendete l'aereo e andate a New York in 6 ore è perché gli atomi è come se non ci fossero per volare, come magari per altre cose invece non si però diciamo per il volo gli atomi chi se ne importa, cioè, cellulare un ingegnere idraulico che gli importa degli atomi, e c'ha ragione. Questo modello, che appunto per dire prima fenomenologico, di descrivere un fluido come un sistema continuo o un sistema elastico come un sistema continuo, c'è tutta la teoria dell'elasticità che nasce nel 700, nell'800, che è una teoria di mezzi continui. La materia non era assolutamente atomica a quel livello e sarebbe stato molto più difficile. Oggi noi siamo in grado di dire che le proprietà elastiche si riconducono alle proprietà degli atomi che ma sono calcoli che rapidamente diventano, se io voglio prendere un materiale reale e calcolare, come si dice ora, da principi primi le sue proprietà elastiche, ed è una fatica immane. Certo, se avessimo dovuto cominciare da lì, nel 700 non sarebbe nato niente. Fortunatamente c'era questo modello di mezzo elastico continuo, un modello che funziona in tutta una serie di fenomeni nei quali posso trascurare. Se io ho un suono la cui lunghezza d'onda è molto più grande della distanza fra due atomi, posso considerare nulla la distanza fra due atomi. Se però io sto inviando nella materia un suono, chiamiamolo così, una vibrazione che ha una lunghezza d'onda confrontabile con la distanza tra gli atomi, le predizioni del modello del continuo, le predizioni vere sono totalmente diverse, perché in quel caso se trascuro fatti che avvengono su distanze atomiche sto sbagliando, perché ora sto studiando il mio sistema proprio su quelle scale, quindi il modello non funziona più. Cioè, quindi, se c'è un'altra domanda è da parte vostra, non mi confermo. E quindi... Cioè tu per esempio ti occupi meccanica statistica, no? Sì. Che viene molto impiegata nell'economia. Ci sono i miei colleghi che... Sì.
Parlerò solo in presenza del mio avvocato. Vabbè, farò con i miei cognomi, ma insomma sì. Certo. Io ho le mie personali opinioni su questo, sì. Questo, però, alla fine sembra però una strategia così di euristica, non so come chiamare, conservativa, cioè siccome non sono in grado di produrre una descrizione efficiente di certi fenomeni, tipo quelli socio-economici, e non sono in grado di partire da una scelta delle variabili opportune, la prima cosa che faccio è scegliere un modello fisico che, insomma, sì, metto solo questi fenomeni, cioè sovrappongo in qualche modo, no? Con tutta una serie di ipotesi che poi però rischiano di falsificare questo passaggio, perché la meccanica statistica... Adesso posso... Diciamo, in cosa della meccanica statistica, però, quella lì è una situazione molto più semplice e fortunata, perché prima di tutto la meccanica statistica si inserisce sulla termodinamica. Mm. La termodinamica già c'era, si erano capite un sacco di cose che funzionavano, tanto è vero che il premio funzionava. Quindi la meccanica, e poi, diciamo, parte questo, e la meccanica statistica cerca di spiegare situazioni relativamente semplici, in cui le cose macroscopiche importanti sono 2, 3, 5, pressione, temperatura, densità, se magari c'è qualcosa che indica densità delle varie specie, insomma 7, 8, 10. No? Allora, in economia, e poi c'è l'approccio statistico. Sì. Allora, l'approccio statistico, uno sempre lì che ci prova, quello che vedo che, ma, così, che mi sembra che ancora sia carente da questo tentativo, è che non c'è l'analogo della termodinamica. Cioè, qual è l'analogo della termodinamica nell'economia? Cioè, qual è questa teoria fenomenologica che usa solo poche variabili? Quando uno parla con un economista, ti comincia a dire, no, bisogna il tasso di interesse, no, c'è quello, e poi c'è quell'altro, e quello che fa, cioè, ti cominciano a fare una sfilza di variabili di cui nessuna sembra avere uno status più importante dell'altro, no? E allora, questo, cioè, manca la termodinamica, quindi diciamo, l'approccio statistico, figurarsi, non chiedo meglio, però diciamo, l'approccio statistico è la parte di matematica, c'è la parte di fisica, cioè la parte, diciamo, c'è una parte, diciamo, fenomenologica, che deve essere un minimo già prestabilita, altrimenti andiamo a modellizzare cosa? Infatti è questo che è. Andiamo a modellizzare cosa? È questo che mi sembra che manchi in questi, e poi non dico altro. Cioè, sì, no, 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 cioè, non farò la mia cognome. In alcuni casi è detto, evidenza appunto di qualità, rimanendo il discorso che abbiamo fatto, no? Però poi no, è difficile capire. Sì, sì, no, ma ora, diciamo, senza essere eccessivamente, uno può dire, guarda, ho colto questo aspetto regolare, mi ricorda di qualcosa che avviene in un modello fisico che ho già studiato, perché poi i fisici molto spesso, come fisici, fanno così, vedono qualcosa e magari gli ricorda qualcosa che hanno studiato da qualche altra parte, e poi scoprono che fra i due modelli, fra le due formulazioni, ci sono molte similarità, molte più. In qualche modo, per esempio, quando Schrödinger ha dedotto l'equazione delle onde, in qualche modo lui voleva ottenere proprio l'equazione d'onda per la funzione d'onda, lui voleva ispirarsi all'equazione delle onde, però l'equazione delle onde non funzionava per una serie di motivi, e alla fine ha trovato la sua equazione, che si chiama equazione d'onda, equazione di Schrödinger, che non è l'equazione delle onde, ha un nome che lo ricorda perché lui in qualche modo si ispirava, però ci sono delle differenze importanti tra un fenomeno quantistico e un fenomeno ondulatorio, diciamo, le onde che si propagano nell'acqua di uno stagno perturbato da un sasso. E quindi, in qualche modo, allo stesso modo tu puoi dire che questo avviene per chi tenta. Uno dice, beh, questo mi ricorda in qualche modo che posso descrivere il mio sistema economico per quanto riguarda questo aspetto come dei magneti che interagiscono tra loro, il mio agente economico o dice sì o dice no ed è un magnetino, lascia un po' il tempo che trova, a mio parere, però uno può dire che forse, e questo è il principio che li guida, di dire colgo qualche aspetto che mi ricorda di qualcosa che ho già studiato sui libri di meccanica statistica e quindi provo a calzare quel modello meccanico statistico. E approfondire quel tipo di analogia. Sì. A mio parere lascia il tempo che trova, appunto perché non so quali sono le variabili, se è veramente ho isolato l'aspetto fondamentale. In qualche modo uno potrebbe dire che il modello di Ising, che viene citato come modello fondamentale per aver capito una serie di cose delle proprietà magnetiche, è un modello brutalissimo, che però, appunto, per una serie di accidenti o fortune coglie alcuni aspetti importanti, altri se li perde, poi dopo si è capito come luglio ce n'è altri che possono essere importanti, eccetera, eccetera. Però il modello di distribuzione c'è stato bisogno di uno che si chiamava Kahn,
Cioè, sì, qualche signore più certo intelligente che lo spiega, che, esatto. Non è così ovvio. E si limitavano a una proprietà molto precisa, perché un corpo al di sotto di una certa temperatura può magnetizzarsi oppure no. Quindi era una domanda, diciamo, molto circoscritta, molto circoscritta. Come mai accade che prendo un corpo ad alta temperatura, non è magnetico, lo raffreddo e lui mostra proprietà magnetiche? Allora, dire, c'era sulla presunta precisione della fisica, la nostra madre fisica. Cioè, è vero che è precisa, però è precisa, posso? È precisa per il segmento continuo. E io faccio un servo. Allora, diciamo, i fenomeni critici è di questo, che c'è la temperatura, c'è una certa cosa che si chiama temperatura critica. Ora, certe proprietà a questa cosa qua divergono, sì. La loro scheda divergono, però diciamo noi fisici, quelli bravi, riescono a dimostrare che il calore specifico qui intorno è circa uguale a una certa costante T meno C elevato a qualche cosa, ok? Allora, cosa sappiamo fare noi? Questo qui non lo sappiamo calcolare, non c'è verso. Questo non lo sappiamo calcolare. Sappiamo calcolare questo, e ti danno pure il premio Nobel, che è N2X. Ok, allora diciamo, ti danno il premio Nobel per aver calcolato questo numeretto qui, quindi dice come si comporta una certa cosa, ma non sai la costante davanti e non sai neanche intorno a dove questo diverge. No, non sto scherzando, ragazzi. N2X. Questi sono quelli che fanno famosi fenomeni. Questo è uno dei grandi successi della nostra scienza, di cui noi andiamo fieri. Vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto che vuol dire che i fisici sono bravi? Cioè, i fisici sono bravi, sì, ma guardate quanto si accontentano. Questo qui non sappiamo dov'è, non sappiamo se è 50 gradi, 38, 21, non lo sappiamo. E non lo vogliamo neanche sapere, perché abbiamo un cervello, non è universale. La risposta è l'università. Ogni materia c'è il suo. Questo invece è il 99, non mi interessa. Allora diciamo, questo invece è universale, nel senso che se uso il tungsteno o il non so che altro, questo numero è sempre lo stesso, ma questo cambia e questo pure. Però questo no. Questo è uno dei grandi successi della meccanica statistica. Vedete, non è che poi siamo così bravi. Un po' ce la tiriamo, per dire l'idea di come vengono tagliate le domande. Quindi alla fine la bravura consiste nell' aver capito che la cosa importante era quel numeretto lassù, però appunto, e le altre no. La cosa è che, per dirla prima, quel numero qui dipende da tantissimi dettagli, troppi, perché io li posso tenere tutti in considerazione. Quell'esponente là sopra, e qui sta la bravura nel capirlo, che in questo caso accade, dipende da pochissimi dettagli del tuo modello, e quindi vale quella procedura di cui ha parlato prima il professor Pulpiani, che posso eliminarli, buttarli via, e quelli che butto via non influenzano l'esito finale di quel numero al quale arrivo dopo averli buttati. Invece quelli che sto buttando via determinerebbero in maniera importante questo numero e quel numero, e quindi averli buttati via mi rende totalmente impredittivo. C'è anche il bambino nell'acqua sporca. Ho buttato parte, ho rinunciato volutamente perché non sapevo fare la teoria del tutto. Tutti insieme non lo so fare. Butto via quelli e arrivo alla fine che almeno uno dei parametri che compaiono in quella formula, quell'esponente, lo riesco agli altri, li ho persi insieme a ciò che ho buttato via. Ma in quella formula c'è la novità di un centesimo di grado, per autoflagellarsi. La differenza per mezzo grado, forse, se va bene. Dipende. Grazie. Passiamo a loro, a votare loro. Però dovete, come dicevo, ogni gruppo magari sparare e proclamare il nome in modo che gli altri si ricordano dei nomi da votare. Se poi ti puoi astenere perché non ha detto se ti voteremo, professore, puoi passare le regole per piacere? Come no? Sì, regole sono. Allora adesso voi vedrete i vostri amici, colleghi, compilare di
se qualcuno volete votare, dimettetevi. Poi ripasseremo, passiamo insieme queste schedine, in cui c'è scritto 1, 2, 3, che dovete scrivere a uno il primo preferito, da quello che preferite in assoluto, a cui danno 3 punti, al secondo, due punti, e il terzo preferiterà un punto. E poi quando sommeremo i punti, sommeremo i risultati di queste preferenze, e colui che avrà ottenuto più preferenze avrà, che avrà più numeri, se che avrà numero più alto, la so, quindi in caso di parità vince chi ha avuto più preferenze di primo livello. Si va a ballottaggio il 10 giugno, chiamiamo Marzio Martini, e poi c'è la ok, allora scazzottata non è che volevo farvi vedere così allora Lorenzo cognome De Biasi il mio nome è De Caroli Riccardo Vinci Federico Giorgi Alice Consuoli Giuseppina Battaglini Barbara Spuri ok grazie Lorenzo Federico, Antonio Stori, Andrea De Siena e poi Moro. Lorenzo Federico, Antonio Ristori, Andrea De Siena, Vittorio Mollo, Lorenzo Di Maria, Massimo Roberto, Matteo Rizzato, Andrea Ferretti, Claudio Maglio. Terzo punto. Terzo ultimo gruppo. Ti ricordate che potono anche i tutor. Pure votano, e i coordinatori di taglio esterno. Il nostro voto vale tutto, no? Allora, Niccolò Ventura, Rossella Canatellesi, Giorgia La Fabia, Valentina Albertini, Lucia Arrigoni, Chiara Serende, Anna Laura Capuani, Andrea Di Lorenzo. E qualcuno non ti consiglio. Chi non ha il foglietto per esprimere il voto? Io. Ok, ma allora dipendo da voi. Manca qualcuno? Sergio, tu manchi. Io manco. Come si chiama?
Cosa? Dobbiamo cercare una polling box, se ci riusciamo, se no li mettiamo qui sul tavolo, li mescoliamo. Beh, una busta. C'è una busta pure. Anche una busta. Avete tutti espresso un voto? Vediamo queste schede non votate possono essere usate Facciamo così, siamo così.
Grazie.
caso di finisci in generale. Teoria fuori, che c'è una tensione. Sì, poi ti ho che non lo frega. C'è un primo, due secondi e due terzi. C'è il primo, risulta essere Andrea Ferretti. Gli exit poll erano più close to call in questo caso. A 25, a distacco di uno, sono arrivati Rossella Gravellese. Salve, come sta? Bene, lei? Dovete...